Si parte! La casa abbandonata e le persone.
divertito, capo. Secondo te va bene? Partiamo! Forza! Occhi aperti, non devo farmi scoprire. In arrivo! A terra! Macchierò la terra col tuo sangue! Vieni qui e affrontami! In questo giorno canteranno della tua morte! Vittoria!
Di solito lascio che siano gli altri a sporcarsi le mani. Immagino tu non sappia come rimuovere questa macchia. Avvicinati e scorrerà del sangue. Forse, ma allora non saprai cosa ho da proporti, Mistios. Un massacro pulito. Ottimo lavoro. Mi vanno molto a genio gli uomini che lavorano con te. Non con me, per me. Dipendenti. Ora non più, suppongo. Quindi tu non lavori per il Ciclope? La gente come te di solito non crede alle leggende. Non il mostro, l'uomo. Tu sei uno straniero. Perché sei qui? Già, non sono di Cefalonia. Sono qui perché quello che cerco è qui. Seguimi, Alexios. Chi sei? Come fai a sapere il mio nome? Sono il Penore di Cirra. Come faccio a sapere il tuo nome? Ho fatto come te. Ho chiesto e qualcuno ha risposto. Dimmi per chi lavori. Uno spirito curioso. Bene, sarà utile. Sai più di quanto mostri. Conoscerti è nel mio interesse. E conoscere me è nel tuo. Un mio oggetto di valore è stato rubato e portato a Itaca. La tela di Penelope. Mi serve che la recuperi. La tela di Penelope? La moglie di Ulisse? Stai scherzando? Sì, una parte di essa. È impossibile. Se esistesse, sarebbe inestimabile. Ed è per questo che la rivoglio. Itaca non è piccola. Mi servono più informazioni. Io inizierei dalla casa di Ulisse. Beh, da ciò che ne è rimasto. Che storia affascinante. Due amanti che si ricongiungono. Va bene. Ci sto. Sappi che non sarà facile. Per questo motivo ti costerà. D'accordo. C'è una barca a remi al porto. Usala. Non è adatta al mare aperto. Fai attenzione. Quando avrai la tela, raggiungimi al tempio di Zeus. Va bene. Ah, Mistius. Non fallire. Thank you.
tela leggendaria. Elpenore non mentiva. Tirami fuori di qui. Andiamocene. Puoi combattere? Ne sarai felice. Spedirò nella tomba! In tutti gli anni che ho vissuto a Cefalonia, non ho mai realizzato che il palazzo del grande Ulisse fosse qui.
Uccidersi mi arricchirà e ridurrà la concorrenza. Ci metterò poco, credo. Non prendersela, ma la tua testa vale un bel gruzzolo. Non mi scappi più. Ah!
Ad arrendere. Ormai non ne puoi più. Sai. Cercherò di non farmi vedere. La tela di Penelope in carne ed ossa. Cioè, in tessuto. Alexios, buone notizie, spero. Sano e salvo. Ben fatto. E ora la tela è tua. Tu non la vuoi? Dopo tutto questo. Ho trovato qualcosa di molto più prezioso. Per il disturbo, Mistios. Quindi volevi soltanto mettermi alla prova? Può darsi.
Ottimo lavoro, Mistios. Senti, che ne diresti se ti chiedessi di uccidere un generale in Megarite? Fallo e ti darò il doppio di quanto hai guadagnato oggi. Che ne dici? Ti porterà lontano da Cefalonia. Così lontano che potresti non fare più ritorno. Anche i generali sanguinano. Bene. Che ne dici? Chi è questo generale? Lo chiamano il Lupo. Ti ha danneggiato in qualche modo? Sì, mi è costato molte dracme. Non giova ai miei affari. Qualche informazione sulla Megaride? Solo che è la terra più preziosa del mondo greco. Dal punto di vista militare, intendo. Purtroppo per loro i Megarici hanno due potenti vicini che non vogliono saperne di giocare pulito. Nel tiro alla fune tra Corinto e Atene, la Megarida è la corda. Perché io? Perché nessuno sa chi tu sia. Sei invisibile. Accetto. Splendido. Ti servirà una barca. Ne hai una, vero? Se avessi una barca, non saremmo qui a conversare. Peccato, è troppo lontano per andare a nuoto. Ti servirebbe proprio. La troverò. Bene, spero che tu ne trovi una solida. E perché? Perché temo che i mari non siano molto sicuri. C'è una guerra in arrivo e il Lupo sta dalla parte sbagliata. Guerra? Tra chi? L'intero mondo greco è ai ferri corti. Dove sei stato negli ultimi tempi? A Cefalonia. E come posso sapere che stai dalla parte giusta? Perché sono quello che ti paga. Non rimarrai deluso. Quando il tuo lavoro in Megaride sarà finito, raggiungimi alla prodo del Pellegrino nella Focide.